la Cuccagna in Palio 2024, bagno di folla, centro storico gremito, una gara davvero sudata, una vittoria sudata quella degli imperiali. Sì, gli imperiali si riconfermano dopo qualche anno di dominio di Gesù Bambino alla presa della Cuccagna 2024. Questa Cuccagna che ritorna in grande splendore come apertura del Carnevale Massafrese nell'alveo di quelle che sono il recupero delle tradizioni, che è il carattere predominante della nostra associazione, l'Associazione Massafra Nostra, che appunto si caratterizza nel recupero delle tradizioni come la Cuccagna e come il Palio della Mezzaluna, che ormai da quasi 15 anni e più che coltiviamo e portiamo e confermiamo a Massafra. Il bilancio di questa serata? Positivo direi poco, forse oltre le aspettative. Serata bellissima, Massafresi e non solo hanno confermato la presenza. L'apertura del carnevale ormai è consuetudine che sia con la Cuccagna e pertanto siamo veramente soddisfatti di questo risultato. Allora, siamo arrivati a coinvolgere 5 rioni su 6. Il record è quello di 7 del primo anno del 2014, quando oltre ai 6 rioni avevamo addirittura la squadra anche del comune. Quest'anno 5 squadre, mancava Santi Medici, speriamo di recuperarla per il prossimo anno. I numeri sono legati alla partecipazione massiccia dei giovani. In queste 5 squadre abbiamo superato le 40 unità e quindi significa che la voglia c'è. Forse i ragazzi si dovrebbero distribuire per completare i rioni e gareggiare diciamo, per la presa della Cuccagna così, in modo affiatato come è stato fatto questa sera. Vince la Cuccagna in Palio 2024 il rione Imperiali. A toccare il palio, il palo, è stato l'atleta Giuseppe Tagliente. Che emozione è arrivare in vetta? Beh, sicuramente un'emozione grandissima, soprattutto dopo che questo, diciamo, è il primo anno che con questa squadra proviamo, no? La Cuccagna, proviamo nel tentativo, no? Di raggiungere la vetta, e volevo spendere giusto due parole nel dire che l'importante è l'unione, perché l'unione fa sempre la forza. In una comunità che adesso, diciamo, è molto disunita, ricordate che uomo più uomo diciamo, è sempre più forte. Qual è stato il trucco, la tecnica per riuscire ad arrivare fino in cima? Beh, sicuramente bisogna essere molto concentrati, bisogna credere in ciò che si fa. La squadra ha aiutato molto, soprattutto una grande forza, comunque una grande agilità, un buon riscaldamento prima di iniziare qualsiasi competizione. Ecco. Quanto allenamento è servito per raggiungere questo traguardo? Beh, noi diciamo, ci siamo allenati molto, c'è da dire che anche i singoli individui, no? Fanno molto lo sport e quindi con lo sport si aiutano molto. Quindi diciamo che è stata una cosa di gruppo, ecco. La chiave vincente è stata dunque essere sportivi tutti. Esatto. Bisogna essere sempre sportivi. Conosciamo tutti gli atleti uno ad uno. Silvestri Michele. Giuseppe Tagliente. Vincenzo Convertino. Chefa Cosimo. Giovanni Carrieri. Marco Cueo. Mattias Del Preta. Francesco Zanfraundo. Paolo Panaro. Salvatore Motolese. Adesso tocca agli imperiali. Forza Rione Imperiali, che ho visto abbastanza forti e coraggiosi quest'anno, devo dire. Attenzione, 5, 4, 3, 2, via! Il terzo si posiziona a 15 secondi di tempo. Ricordiamo che per noi è valido chi in minor tempo tocca uno di quei doni posti intorno alla ruota, eh? Se ci saranno più squadre che toccano. Assolutamente. 28. Anche Paolo tenta di sistemarsi. Stanno a 40 secondi. Vai, sale il sesto. Il sesto. E vediamo ora se riusciranno a fare lo scavalco per... Forza!
Bene, ora ecco che c'è il sorpasso e vediamo se riescono a intanto raggiungere la vetta. Forza! Stanno a 1:10. Noi stiamo cronometrando. Forza, toccato! Abbiamo calcolato il tempo, ragazzi! Bravi ragazzi!